Sai che a noi piace fare queste cose dove entriamo e scopriamo. Sei stata anche relativamente brava. Sì, subito. Solitamente mi inceppo. Prego. Quella. E queste? Lascio. Guarda. No, vabbè. Una canna di bambù. In realtà questa avevamo avuto una mezza idea a cavecchia. Di fare una cosa passata, simile. È passata subito. Subitissimo. Wow. E la Madonna, è un appartamento. Non ci sono i letti, Silvia. Ci sono i letti. Ah no. Oddio, cioè, ah no, c'è. Bellissimo, e vediamo. Davvero, davvero bello. Ah, che vista. Che vista. Abbiamo due terrazzini. Cioè, scavalchiamo che. Che bello. Scavalchiamo che andiamo a farci le passeggiate. Che spettacolo. Che pace. Fantastico video. Ci troviamo in Slovenia, precisamente alle Terme Olimia, che si trovano vicinissime al confine con la Croazia, quindi verso l'Ungheria, molto est. Pensavo avesse niente, mi sono sentito un disagio questo inizio. Tra due sedie mi sono seduta sul tavolino. Perfetto. Ok, questo è lo schienale, Silvia, ce la puoi fare. Questi giorni saremo in Slovenia, facciamo per 5 giorni, di cui 3 qui alle Terme Olimia, e poi gli ultimi 2 giorni ci sposteremo al mare, quindi la costa verso l'Italia, dove c'è 46 km di costa e saremo a Portorose e Pirano. Siamo arrivati oggi, siamo stati a pranzo e questo ristorante ha la particolarità di essere 100% gluten free e mi dicevano che questo è anche l'unico in tutta la Slovenia. Silvia, lei è più grande di te, questa. Direi che questo è da condividere perché è tolta. Sì, però non sarebbe da condividere in teoria. Da soddisfazione. No, non sarebbe da condividere. Sono 300 grammi di riso. Allora, branzino con patate e carote arrosto. No. Verdure. Patate e verdure lesse, non arrosto. Tutto fatto in carta. Bellissimo. Aprici bene. Anche le carote. Aprici bene. Anche la torta è tutta senza glutine. Anche la torta. Cioè, che magie che fanno. Qui siamo appena arrivati, abbiamo giusto fatto un giro della struttura. Ci sono essenzialmente due centri termali, uno dedicato a solo gli adulti, infatti è adults only, e poi accanto c'è un altro complesso dedicato alle famiglie, family wellness. E intorno a questi due centri ci sono tanti diversi hotel e strutture preparata ad accogliere le persone. La particolarità è che per spostarsi dall'hotel ai due centri si va per dei tunnel e passaggi sotterranei. È il centro termale più grande della Slovenia e andiamo a scoprirla perché è una chicca. Questo pomeriggio abbiamo fatto una mezz'oretta bagno di gong, cioè praticamente suonatore di gong che fa vibrare lo strumento e tanti altri strumenti e ti addormenti. Ti rilassi talmente tanto che proprio dormi ed è bellissimo. E poi siamo andati all'esplorazione della struttura, che è immensa, e siamo finiti in questo giardino giapponese sul rooftop. Lì è Jimmy che sta facendo delle cose per i reel, backstage dei reel. Dovrei fare dei video soltanto per i backstage dei reel, fanno morire dal ridere. E poi la particolarità di quassù sono questi gli ovetti, cioè che gli spettacolo. Facci vedere, Jimmy. Vediamo se riesco.
Olle. Olle, olle, gambina top. Oh, girati dalla parte giusta. Olle. Bellino. Sì. E continuiamo adesso. Che bello! Spettacolo. Bada là pure i petali sulla tovaglia. Però è l'unico tavolo che ce li ha. No, ce l'ha anche lì. No, no, allora, facciamo una premessa. Non ci sono anelli di nessun tipo, né di bigiotteria né d'alto valore. Sta tranquilla. Stai tranquilla. Guarda le colonnine, è pieno di bambù. È pieno di bambù, c'è bambù ovunque, siamo immersi nei bambù, Silvia. Ritorno alle origini. Questa sera siamo a una cena romantica. Basta, questa sera siamo in una scena romantica. E non la facciamo mai, sono contenta. Ma tu è la seconda volta che tu lo dici, non mi fa passare male. No, non è vero. Andare a cena fuori io e te che è romantico, anche se non c'è petali sul tavolo. La prossima volta guarda, compro le rose dai rosario. Basta. Le spargo sul coso, le spargo sul tavolo. Sono attenta. Sono attenta. Bellino è stato questo qua. Guarda, ma non hai visto quanta roba? È pieno. Pazzesco. È il tuo mondo. Ma siamo a pranzo o colazione? Come funziona? C'è lasagna. Oddio, questo è il mio paradiso. Qui c'è tutto. Quante nocciole, buone. Mamma mia. Le colazioni che piacciono a me, pane, uova strapazzate e questi funghi alla piastra con l'aglio. Adoro. Le uova sono buonissime. Anche tu hai fatto salato sì. Oggi? Non però, fai dolce? Non lo so. Effettivamente hanno più scelta salata ed è buonissima. Quando sono in viaggio la mia skincare e beauty routine è ancora più minimal del normale, ma super efficace. Parto essenzialmente per la skincare con 3-4 prodotti, fra cui ovviamente lo struccante, io lo prendo sempre in gel, questo è quasi finito, e io adoro perché in gel non utilizzi dischetti, non hai l'acqua micellare da portarti in giro, eccetera. Poi un siero, io ho questo qua che in realtà non ho particolari preferenze di marche, io spesso ricevo dei cadeau dove ci sono magari dei prodotti di bellezza e io inizio ad utilizzarli, quindi ora questo è quello che utilizzo perché devo finirlo. E poi creme, questa io mi porto sia quella da notte, utilizzo queste di Yves Rocher e mi trovo benissimo notte e giorno. Adesso ci stiamo finendo di preparare perché questa mattina ci aspettano ben 3 ore di hike, passeggiata in montagna. La Slovenia è rinomata per essere tanto 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 verde e io non vedo l'ora di andare su e camminare e passeggiare in mezzo alla natura. Yay! Siamo arrivati alla torre che è appunto panoramico e adesso ci aspettano 13 piani in salita! Aiuto, sto morendo di caldo. Wow! Wow! Jimmy, ma se faccio un po' così? Si sente, Forse è più stabilizzato se fai così. No, la torre si muove. Che paesaggio stupendo. Guarda la fascia come la scende. Guarda. Il nostro allenamento è differente. Qui che balza. Ecco. Io sto facendo. Vedi? Sì, sì, sto facendo anche Carlo Magno squat. Oltre al CC squat, anche i Tudor squat. Ti faccio tutti. Jimmy,
Allora ci sei. Sei entrato nel museo degli orrori? No, nel museo. Il museo sembra l'inizio di un film horror. Davvero? Sì. Vieni. Ci siamo fermati lungo la strada in questo museo. Sembra tipo un museo del... cioè, un horror. Così, così iniziano gli horror. Dai Silvia, facci vedere. Quanto lontani siamo? Laggiù ci sono i cervi, da qui non si vede nulla. Noi siamo qui e possiamo andare dai cerviatti. Davvero? Ecco, dopo 10 km direi che una pausa cioccolatino ce la siamo meritata. Anche qui i raw cacao nibs. Sei riuscito a trovare il cacao? I love very bitter. Yeah, we have a chocolate. Like 100% I love this it. This is 27 well. Chocolate, mm-hmm. But they are on the nib, like nibs on them. Ah, salute! Un po' di cioccolata. Giusto un pochino. Ah. Wow. Dai, ci sta, perché io avevo anche un po' di fame, quindi voglio provarla subito. Solitamente quando viaggiamo per lavoro e ci fermiamo ai vari ristoranti, il menù è tutto organizzato e quindi noi scopriamo cosa mangiamo quando arriviamo a tavola. Ma devo dire che non ci va mai troppo male. Oggi del carpaccio su letto di cavolo cappuccio ben condito con dei chicchini di grano saraceno. Top, buonissimo. Con tanto di birrozzo locale. Esatto, oggi siamo ritornati al ristorante Lipa, che è quello 100% senza glutine. E è molto molto carino perché ha questo patio qua all'aperto. Sì, sono io il patio all'aperto. Facci vedere. Qua. Eccolo là. Eccolo là, portiamolo un po' al sole, dai. Quella. Badala. Yes. Alla fascia del cuore di cioccolato. Top, ci piacciono questi pranzi, eh? Molto. Guarda. Sei pronta? Ora c'è l'evento in sauna con il vento. Dove siamo tutti nudi? Io no. Sei pronta? Come fai a venire non nuda? Io ti, no. ti guarderanno male? Sì. Interessa. Andiamo? È alle 7? Sì, dobbiamo andare. Dobbiamo andarci a ignudare. A fare l'esperienza del vento in sauna. Io non vi portiamo perché sono tutti nudi. No, non possiamo. Cioè, ci buttano fuori. Ci buttano fuori. Ciao. Senti, Briaca, t'ha bevuto troppo... cloro. Troppo cloro. Ora hai tutti gli elementi della foresta in una mano. Mi sento potente. Ti dovresti, ti puoi sentire anche completa. No, ma you are bellissima. Trova il tuo albero da amare. Povero albero. Dagli un abbraccino. Hanno rovinato. Terme Olimia, ciao. Ma tu ti sei portato l'uva? Sì, dalla stanza c'è la luva, avevo voglia di mangiarmela in macchia. Ma io non sto... Dalla Slovenia Est, quindi verso la Croazia e l'Ungheria e le terme, ci siamo spostati nella Slovenia Ovest, lungo quella piccola linea di costa di 46 km dove la Slovenia si affaccia sul mare. Siamo appena arrivati. E siccome in questi giorni c'è stato hiking, che comunque è stato bello tosto, ieri mattina, quindi ho allenato le gambe, oggi proprio sentivo il bisogno di allenarmi facendo il mio allenamento, quindi un po' di stretching, un po' di mobilità.
focalizzarmi sull'upper body e un po' di addome. Quindi siamo scesi e abbiamo scoperto che la palestra è in un altro del complesso di hotel, quindi uscendo ho visto questa bellissima piattaforma fronte mare e ho detto: ma io posso non tirar fuori un allenamento qui? È un pochino freddino perché comunque sono le 6:40 e il vento comincia a tirare e si sa che lungo la costa è anche freddo. Quindi adesso Gimolino sta andando a prendere il tappetino, perché io non viaggio mai senza un tappetino. C'è sempre posto per un tappetino in macchina e può essere anche utile per avvolgere delle cose a volte. L'abbiamo utilizzato in 10.000 modi diversi. Comunque adesso sarà utile perché me lo stendo qua e workout sia. Non ci devo stare tanto, una mezz'oretta fino alle 7:10 mi sembra perfetto. E basta, godendomi questo bellissimo panorama. È arrivato l'eroe! Grazie! Iniziamo? No, inizio! Non iniziamo con queste cose. Ma io vado ad editare in realtà, ma vabbè. Vai a lavorare. Tardi tonno, ma che bellezza! Guarda, è spennellata, tanta roba, guarda là che filetto di manzo, tanta roba. Certo, io speravo che me ne lasciassi un po'. C'avevo il bis. Ti ho visto un po' in difficoltà. Ma dai, spennellate, sì, io in difficoltà. Allora, è buono con il gelato, eh. Il gelato ci sta da Dio. Vai, le parole. Questa mattina siamo già in partenza, ore 9, tutto pronto. Bici pronte, perché oggi facciamo un giro in bici dall'hotel, arriviamo alle saline, faremo tutto lungo mare. Quindi vedremo tutta la costa di Porto Rose che guarda la Croazia e poi andremo in barca. Quindi 3, 2, 1, let's go! Oggi il menù propone piatto pazzesco, polpo grigliato e cavolfiore three ways, purea scottato e al forno, maionese. Con maionese di cavolfiore. Maionese. Cioè, guardate che spettacolo, bellissimo. Fatto di carote e il resto fatto di rucola. Wow. Grazie. Fantastico. Pomeriggio abbiamo avuto un po' di tempo libero, quindi abbiamo un po' approfittato di recuperare mail, eccetera. Però siamo riusciti anche a infilarci un bel ingresso alla spa, a prendere un po' di sole. Guardate che sauna c'è qua. Cioè, anzi, cioè, che pazzesca. Calda, noi non ce la siamo goduta perché dobbiamo andare a cena. Questa sera, beh, ve lo dico quando sono uscita perché mi sistemo, mi cambio e andiamo a cena, ok? E voilà, in un YouTube second, pronti e abbastanza inghingheri, sto indossando la camicetta che mi sono regalata 2 anni fa per Natale, tra parentesi è perfettamente abbinata alle mie mani. Adoro quando succede.
Cioè, sono ossessionata da questa cosa. Ok, andiamo avanti. Questa sera faremo una fine dining experience, cioè praticamente andiamo a mangiare in questo ristorante Cobb qui a Porto Rose, che fa una cucina gourmet, una cucina esperienziale. Quindi questa sera attiveremo tantissimi sensi, mangeremo con gli occhi, col palato, tutto, insomma, molto mindful eating e sono super eccitata, affamata. E super eccitato. No, infatti, vede. Cioè, non gli piaceva il fatto Ti che non. volevo dare un bacino. Ti volevo dare un bacino. Grazie. Andiamo. Siamo in ritardo. Non mi dire di no. Dimmi di no. Dimmi Ti no. dico di sì. No. Cosa? Un filo qua. Una cucitura. Niente, ora da ricomprare. Vedi perché non la metto mai. È andato, Baia. Adesso non guarderà altro per tutta la serata. Spengilo di sta affare, mi dà noia. Una Come ti senti al riguardo? merda. No. Dai, amore, non me ne frega niente, Vai, andiamo. guardavo Ma sto dov'ero. cercando di andare, mi dici vai. Eccoci arrivati. Andiamo a fare. Outside the box, ma anche l'ingresso è introvabile. Quindi neanche da giù si entra. Mi sa che mangi qua. Oggi sta camicia. Una maledizione. Meno bianco. No, vabbè, pazzesco. Siamo partiti dalla colazione, nonché morning routine, e quindi crema dove c'è in realtà il burro, perché la colazione istriana è pane, burro, marmellata, e qui c'era quella di carote e tartufo, perché il tartufo è tipico, che c'è anche un pochino qua nella buccetta, e poi anche qua c'era la polvere di carote. Io ho il set beauty, invece Jimmy ha gli stessi gusti ma sul set da barba. Geniale. Questo è poesia, cioè la salina con il rastrellino, perché questo è patè di coniglio, perché lì intorno alle saline ci sono i conigli che mangiano queste erbette che sono commestibili, e poi Quella questo cialda pane. sotto è il fango sopra il quale si va a depositare il E sale. questo è olio in polvere, c'è questa neve sopra, e poi questo è pane piatto, cioè praticamente pane cotto in padella, perché lì nelle saline non hanno il forno. È caldo, ragazzi, questo è buonissimo. Sempre dal vetro Secondo me l'erbetta mi ci sta bene, eh? Con il loro sapore. Aspetta, aiuto. Solo erbetta. Scomposto un po' il. Anche Abbiamo scomposto il sasso. Questo è dolce, questo è parecchio dolce. i miei gusti E anche la terra molto. tipo biscotto, Crumble però è di, molto non buono, riesco a capire. cioccolato. Buongiorno. Ciao pescatore. Qui buffet delle colazioni immenso. Cos'è sta cosa? Latte cioccolato, sto male. Ma qui soprattutto una cosa fighissima, questo healthy corner con anche i latti vegetali di riso e soia. Molto accorto.
e colazione con pista. Jimmy. Sì, io ho le mie belle viste davanti, questo. Sì. Ecco l'utilizzo in versione hotel della mia salsina cioccolata. Caverna di cioccolato. Ecco. Questo si chiama brioche caverna di cioccolato. Questa mattina passeggiata in uno dei sentieri piranesi. Ci sono tantissimi sentieri che partono da Pirano e la collegano lungo la costa o nell'entroterra. E oggi facciamo questo breve percorso che collega Fiesso, che è questo paesino molto piccolino sul mare, a Pirano, che è dietro quel promontorio. Sono sentieri abbastanza semplici, alla portata di tutti, lungo la costa, vista mare, bellissimo, acqua cristallina, sfondo di sassi, come adoro io, pochissima sabbia. Che bello questo contrasto, mattone, acqua. Sono un sacco di terrazzini angolini. Rosso mattone e blu acqua. E lì una Silvietta. Il pranzo di oggi è un quadro, cioè che spettacolo, crema di topinambur, è una radice, madonna che bello, ma come fai a mangiarlo? Bellissimo. Che ti si può vedere col kiwi a tavola. Sto bene, c'ho una maglietta sotto se non manca. Pranzo del giorno. Filetto di San Pietro. Grazie. Filetto di San Pietro su crema di patate e una palanca di tartufo. No, vabbè, perché qui in Istria il tartufo è molto molto buono. Ma è buonissimo, cioè sto tartufo è buonissimo. Direi un'ottima conclusione di questa di questa settimana. Questi 5 giorni di Slovenia Active terminano qua, sulla strada del ritorno a Pirano. Abbiamo trovato i cuscini come quelli che avevamo preso tanti anni fa io e i miei genitori in Croazia, perché qua le spiagge in Istria, le spiagge sono fatte di sassolini e quindi qui sono abbastanza intelligenti da creare questi materassini che poi si aprono, questi sono tutti piegati in quattro, si aprono, fanno lettino e sono comodissimi e noi li usiamo sugli scogli a Porto Venere. Li abbiamo trovati qua e non potevamo non prenderli, ma soprattutto guardate il mio, Fanny e l'ananas, cioè sono io d'estate, stupendo. E basta, il nostro viaggio Active in Slovenia termina qua. Sono stati 5 giorni veramente intensi, abbiamo scoperto un sacco di cose, infatti adesso non vediamo l'ora di metterle tutte giù su carta digitale e creare un blog post per poter dare consigli di viaggio per una settimana, 10 giorni alla scoperta della Slovenia e viverla in chiave Active. Carta digitale riciclata, ovviamente. Io, vedete con che cosa devo convivere? Io che dico cose, lui che sembra dire cose serie, poi invece sono sempre cavolate. Però vabbè, okay, vabbè, non posso dirlo. Ti vogliamo bene lo stesso, Jimmy. Se volete bene a Jimmy, se volete bene a me, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento a questo video. Noi... attivate la campanellina per avere sempre notifiche pronte all'istante. Troppi video YouTube. Troppi tutorial YouTube. Bravo tu di me. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Attiva la campanellina. Riparti.